una domenica ai Pradiei, nell'alta Valle di Non, per Latte in Festa, una manifestazione che mette in mostra i prodotti lattiero-caseari della montagna, il latte e il lavoro dei nostri allevatori. Qui in Valle di Non gli allevatori sono rappresentati da Viterino Covi, allevatore anch'esso. Qual è l'obiettivo di questa manifestazione innanzitutto? Bene, l'obiettivo è di far conoscere alla gente, ai turisti, ma non solo ai turisti, anche a chi passa di qua e anche alle casalinghe nostre, sono i nostri prodotti. Io dico sempre che la zootecnia di montagna deve essere o è un bene comune. E quello che avremo il piacere di far capire alla gente è che loro, i turisti e loro e tutti quanti quelli che vengono devono usare i nostri prodotti, che sono veramente prodotti sani e genuini. Il nostro compito di allevatori è il mantenimento del territorio, è il mantenimento dei pascoli, delle malghe, e noi quello che regaliamo ai turisti è il bello, le praterie, i prati ben tenuti, insomma asfalciati. Lo sfalcio dei prati, delle praterie alpini, quindi l'abbellimento del paesaggio, il fieno e l'alpeggio sono praticamente i vostri valori, i vostri simboli. Certo, i nostri simboli sono questi e noi ci teniamo a fare bene questo lavoro, a far del buon fieno da poter dare ai nostri animali. Non solo col nostro fieno vengono alimentati, ma anche con dei prodotti non geneticamente modificati. Questo è un punto di forza anche per il nostro Trentino, per il nostro Trentingrana, che è il formaggio che noi produciamo, ma sicuramente non ha dentro dei prodotti geneticamente modificati. Questo è molto importante. Latte in Festa intende proporsi come l'evento clou dell'estate rurale trentina. In mostra i prodotti della zootecnia, la filiera del latte a fieno, il mondo delle malghe e dei pascoli, la vita dell'allevatore e l'artigianalità dei casari. Dopo gli appuntamenti sulle Vezzene e sul Monte Bondone, seguirà a fine mese il Primiero e il Vanoi con Passo Rolle e a metà settembre la Valle di Rabbi. Gli allevatori lanciano dunque un vero e proprio patto con la società civile, con gli operatori del turismo, dell'artigianato, con gli operatori economici in generale. Guido Lanzerotti è il presidente del caseificio di Romeno, quindi parliamo di allevamenti di montagna. Guido, quali sono le finalità, gli obiettivi di questo patto che si propone? Allora, intanto basta guardare in giro com'è l'ambiente, noi siamo anche costruttori di questa cosa, no? Quelli che mantengono, ma è anche un periodo che noi lanciamo anche questo segnale al di fuori del nostro ambiente, cioè nel turismo, nell'opinione pubblica, nella massaia di turno, perché noi il prodotto ce l'abbiamo e cerchiamo della gente che ci dà una mano a conoscere il prodotto, ma anche a conoscere la nostra situazione, il nostro lavoro, il lavoro, le fatiche nei prati, gli alpeggi. Ci sono tante cose, insomma, da mettere al fuoco e che qualcuno, insomma, ci venga dietro, ma qualche messaggio l'abbiamo ricevuto, no? Anche perché queste manifestazioni hanno un grande successo, sono molto apprezzate. Secondo me sempre di più, e ho notato una cosa, sempre di più i giovani, c'è un ritorno dei giovani, non so per che motivo, però c'è un ritorno dei giovani alla terra, ma anche a vedere quelli che lavorano la terra, a capire come si fanno le cose. Perché in fin dei conti questo mondo globalizzato magari offre delle cose che loro non le conoscono e vogliono ritornare, per dire, alle radici dei nonni, il perché di tante cose, no?
anche perché la terra, l'agricoltura, il lavoro del contadino sono dei valori che ancora resistono. Di sicuro. Cambieranno i cellulari, cambieranno le mode, ma la terra, il cibo non cambierà mai se vogliamo una cosa genuina, specialmente la nostra Trentina. I signori Otorino e Alida sono due turisti che fanno visita a Latte in Festa. Venite da dove? Da vicino a Venezia, Spinea, vicino a Venezia. Come trovate queste manifestazioni? Molto belle, perché riconciliano la vita con la natura, nel senso che questo è un posto meraviglioso, poi esporre i prodotti naturali è una cosa sempre importante. E i prodotti come li trovate, signora? Veramente buoni, in effetti bisogna solo stare un po' attenti poi a non mangiarne troppi, ma insomma comunque sono cose genuine e valide. Gli allevatori lanciano questo segnale di attenzione anche al loro lavoro, ecco, voi lo percepite come un lavoro importante, una funzione importante anche a livello, diciamo, sociale? Beh, sicuramente, voglio dire, rivalutare anche il lavoro, diciamo così, dell'agricoltura, è una cosa fondamentale, perché si esce dal meccanismo, grandi supermercati, grandi distribuzioni, e si punta a delle distribuzioni che vanno dal produttore al consumatore, i famosi chilometri zero. Quello che sorprende è sicuramente il successo di questa manifestazione. Qual è la vostra valutazione come allevatori? Come si spiega, ecco, questo successo? Ma io penso che sia la voglia della gente di vedere cosa facciamo, cosa produciamo, i nostri prodotti, conoscere un pochettino il territorio, perché qua siamo in mezzo alla prateria della Val di Non, alta, e produciamo qua il foraggio per le nostre mucche, insomma. È giusto far conoscere che i nostri prodotti sono differenti, diciamo, da quello che è il prodotto un pochettino da industria. Insomma, noi siamo allevatori, siamo piccoli contadini ancora e facciamo ancora quelle cose che sono difficili da fare, no? Il vostro cavallo di battaglia è sicuramente il Trentingrana, accanto però anche ad altri, ecco, prodotti. Sì, quello lo fa la differenza la fa sempre Casara, no? Fa il Trentingrana e poi latte del che ha imparato la mette anche per fare altri prodotti, il nostrano, le caciotte, e tutto quello che serve nello spazio, insomma, no? E ogni caseificio ha le sue prodotti, diciamo, di punta, insomma, no? Michele Dalla Piccola, l'assessore all'agricoltura della provincia autonoma di Trento. Oggi, assessore, si è parlato di questo patto tra produttori e cittadini, ecco, un patto che riguarda il consumo, ma riguarda anche, credo, la gestione dell'ambiente, del territorio di montagna. E soprattutto riguarda la consapevolezza della società, del comprendere, del capire, da un lato la disponibilità degli allevatori a venire incontro alla società stessa e la precisa volontà di far parte di un sistema, quello della promozione del territorio, oltre che della gestione, in un accordo reciproco indubbiamente rivolto alla qualità delle produzioni, innanzitutto, quindi il benessere di chi si alimenta, di chi di questo cibo fa buon uso, e la grande opportunità poi di farne anche qualcosa a valenza turistica, che attiri quindi non solo la fiducia dei trentini ma anche dei nostri ospiti, e di sicuro la grande frequentazione lo certifica. Qui c'è anche un patto tra la stessa agricoltura e il turismo, che a quanto pare funziona. Ma non funziona solamente in Val di Non, ma in tutto il Trentino. Ovunque è stata proposta la festa del latte, è stata davvero accolta a braccia aperte attraverso un grande valore, che è quello dei numeri, e quindi molto affollate le manifestazioni e sicuramente un indice di gradimento così elevato da far sì che siano ormai quasi tutti i territori a farne richiesta, e quindi la necessità di replicarla presto su tutto il territorio provinciale.
non solo latte e formaggi qui a Latte in Festa, ma tutte le espressioni del territorio, in modo particolare della Valle di Non. Vediamo dunque i prodotti dell'alveare, così come i trasformati di carne, i dolci e tante altre essenze che vengono anche dall'alta montagna. Mary Della Grazia è un'esperta, ecco, di questa valorizzazione dell'alta montagna. Sì, non solo latte, nel nostro territorio appartiene anche quello che è la tradizione delle erbe officinali, la raccolta, e io ho cominciato la loro coltivazione trasformandoli in prodotti vari. E in questo modo si valorizza appunto ciò che esprime il territorio e si trasforma anche come un prodotto di cosmesi. Sì, c'è un'ampia gamma di prodotti che si possono ottenere dalle piante officinali, dall'uso culinario alla cosmetica, ritornando all'utilizzo delle nostre piante come il pino mugo, l'arnica, piante che hanno un valore importante e che aiutano appunto a ricordare la provenienza di tanti prodotti. Anche il miele dunque qui a Latte in Festa con la signora Sandra, che è una apicoltrice, diciamo specie categoria rara, però presente in alta montagna. Signora Sandra, quali sono i mieli caratteristici della montagna Nonesa? I mieli caratteristici della montagna Nonesa: il tarasciaco, la melatta di bosco e il millefiori. Altri mieli non se ne fanno qua in Alta Val di Non, comunque sono mieli che sono veramente buoni. Diciamo pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Poi il resto che abbiamo se lo fa in Basso Trentino, in Valsugana. Quali sono? L'acacia, il castagno, il tilio,